Omaggio emozionante a Michele Scorrano, storico capitano del Campobasso Calcio, prima della partita contro il San Nicolò Notaresco, consegnata alla famiglia del capitano anche una targa commemorativa. La gara inizia con 30 minuti di ritardo, lo scontro è fondamentale per la conquista della zona playoff, i Lupi a soli 5 punti dal Notaresco. Parte subito bene la formazione ospite con una buona occasione parata dal portiere di casa. Il Notaresco continua ad attaccare senza sosta a cenno di Campobasso con un calcio d'angolo poco efficace. Tanto Notaresco nei primi minuti, Campobasso ancora negli spogliatoi. Al 20° di gara nessuna occasione degna di nota, il gioco si sviluppa per lo più a centrocampo. Al 29 occasione di punizione per gli ospiti, tanto Notaresco, Campobasso a rilento e fuori gara. Al minuto 32 prima ammonizione per gli ospiti, poco sopra la metà campo. Al minuto 37 buona azione di Danucci interrotta da un fallo del giocatore ospite, punito con il cartellino giallo. Problemi per Di Lauri del Campobasso che rientra in campo dopo qualche minuto. Finisce il primo tempo con pochissime emozioni, tanto Notaresco, poco Campobasso, 0-0 il parziale. Ripartono le due squadre e batte la formazione ospite. Prima occasione per il Campobasso nel secondo tempo al 16° minuto di gioco, bel tiro dalla lunga distanza, la palla finisce fuori. Ammonizione per il numero 11 del Notaresco, Minella, al minuto numero 18. Occasione e bontà del Notaresco al minuto numero 30. Altra occasione per il Campobasso, respinta dal portiere in angolo. Sono poche le emozioni, le squadre si equivalgono, ma a pochi minuti dalla fine il gol del San Nicolò Notaresco con Candelori, il portiere rosso-blu sposito, non può nulla. Termina così la partita e i Lupi perdono un fondamentale scontro diretto, si allontana così la zona playoff. Adesso testa la prossima gara in trasferta contro il Monte Giorgio.